A tutti giunga un cordiale saluto da Orazio Coclite. Ed ora spazio alla nostra carissima amica Matilde, che sta riscuotendo un notevole successo con la sua rubrica dedicata al Galateo al Bon Ton. Matilde, oggi di che cosa parliamo? Buongiorno Orazio, oggi Galateo Dog Bon Ton dal veterinario, un tema questo che mi sta molto a cuore, da padrona di un bellissimo Terranova di nome Calù, il mio miglior amico in assoluto, la mia buona stella. A Calù allora la nostra carezza. Matilde, cosa succede in una sala d'aspetto veterinaria? Iniziamo con il dire che alcuni padroni possono essere un tantino ansiosi. Un po' come te. Mea culpa, mea culpa. Metto il mio limite. Calù è stato spesso motivo di ansia, è per questo che mi sento così coinvolta che voglio ricordare a me stessa e a chi ci segue di rispettare alcune regole di buon comportamento. Prima di tutto, non bussate alla porta del veterinario, non dite «Dottore, sono la padrona di Jay». Se non sentite risposta all'interno, vuol dire che il dottore sta visitando, quindi non incalzate. Ci siete? C'è qualcuno? Il veterinario non è fuggito dal retro. No, tutto questo chiaramente ha un'eccezione. Se il vostro cane ha un'emergenza reale in corso, parliamo di una torsione gastrica, di una crisi respiratoria, insomma qualcosa di grave, bussate forte in maniera così energica, non c'è tempo da perdere. Dal veterinario il vostro fido si trova spesso in una situazione di socializzazione forzata. Sì, e prima di entrare, se avete un cane di temperamento, verificate che all'interno non ci siano femmine, altri cani vivaci oppure gatti, eviterete così spiacevoli tafferugli. E se il vostro cane ha paura del veterinario, cercate di fare una lunga passeggiata prima e sarà più rilassata al suo arrivo. Dategli sicurezza, vanno benissimo le carezze e una voce rassicurante. Certo Orazio, e portatevi anche dei bocconcini per deliziare il palato e premiare lo sforzo e la piccola impresa del vostro amico a quattro zampe. E se lui per la paura fa pipì sulla pianta di ficus all'entrata della sala d'attesa, scusatevi con il personale veterinario, cercate di pulire in qualche modo. Sacchetti e palette d'obbligo, Matilde. Sì, l'abbiamo già detto, sì Orazio, bisogna sempre averli con noi. E ti è capitato con Calù? Una volta sì, e visto che stiamo parlando di un Terranova di 60 kg, devo dire che ha innaffiato ben bene la pianta del veterinario. Però di solito succede che un cane faccia pipì dal veterinario per lo stress o semplicemente per marcare il territorio, visto che l'ambiente è pieno di odori. Attraverso l'olfatto, il nostro cane, infatti, è in grado di sapere chi è passato in quel microcosmo canino. E il nostro cane è in grado di sapere età, carattere degli altri amici bau bau. Insomma, una specie di indovino, vorrei averlo io questo potere. Questo lo renderà molto ricettivo e pronto ad annusare tutto. C'è un messaggio importante che vuoi lanciare, Matilde? Sì, e voglio essere molto seria questa mattina. Adottate un cane. Vi renderà migliore, soprattutto se decidete di accogliere un cane in casa e per sempre, ma anche un gatto, per sempre. Non li abbandonate. Sì, chi abbandona un cane commette un atto orrendo, commette un reato. Lo dice l'articolo, siamo precisi, questa mattina 727 del Codice Penale, legge 189/04. Chiunque abbandoni un animale, è punibile con l'arresto fino ad un anno con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Chi trova invece un cane abbandonato può chiamare il 118, rivolgersi al servizio veterinario dell'azienda USL, reperibile 24 ore su 24. E se non potete più occuparvi del vostro cane, vi prego, non lasciatelo per strada. E diciamolo, ci sono tante associazioni in grado di aiutarvi per collocarlo. Sì, potete anche mettere un annuncio, vi sorprenderà di quante famiglie siano disposte a dare una seconda chance al vostro amico. Buona giornata a te Orazio, grazie per avermi consentito questo messaggio e chiaramente a chi segue Radio Vaticana Italia. Bene, termina qui il nostro consueto appuntamento mattutino. Da Orazio Coclite un grazie per averci cortesemente seguito. Radio Vaticana Italia, 105 FM.